Hi people of YouTube, welcome to a new episode of Fairly Odd Parents Shadow Showdown. A parte gli scherzi e tradotto in italiano, benvenuti in questo nuovo e primo episodio di I Fantagenitori Shadow Showdown. Questo gioco risale alla mia infanzia giù al sud, quando mio cugino aveva la PlayStation modificata e aveva questo gioco dei fantagenitori. Io ho detto, esiste un gioco dei fantagenitori? Proviamolo. È incredibile come questo gioco mi sia rimasto qui nel cervello per tutto questo tempo. E per tutto questo tempo ne ho cercato una copia. Eccola qui, in perfette condizioni, funzionante. E cosa purtroppo un po' brutta per noi è che non esiste una versione italiana. Al tempo questo era un po' un peccato, perché da bambino l'inglese non è che lo capisci al 100%. Ora lo mastico molto meglio. Abbiamo nuovo gioco, carica partita, opzioni, multigiocatore e extra. La gallery, video e i crediti. Nelle opzioni abbiamo la vibrazione, che direi di mettere sì. Abbassiamo pelo pelo la musica. Aumentiamo un po' le voci. Sottotitoli on. E accettiamo i cambiamenti. Facciamo una nuova partita. Tutorial. Belle queste schermate come negli episodi veri, santo cielo. Ti fanno fare un balzo di una vita indietro. Bello il caricamento così. Poi si vede che comunque è un gioco PlayStation, perché le animazioni e la grafica sono molto quello di Scooby-Doo, però la struttura è veramente come un episodio dei Fantagenitori. Dio mio, la qualità è incredibile comunque. Che sta succedendo? Oh boy! Cosmo, Vanna, la televisione non funziona! Huh? No! No! I was having a horrible nightmare! What is it, Timmy? The TV's broken, and I was just about to watch the season finale of Crash Nebula! That was my nightmare! Less wolves and bats! Beh, certo! Don't worry, Timmy! We'll fix the TV! After you wish it, of course. Ovviamente. I wish the TV was fixed. Beh, certo, era facile una volta per Timmy aggiustare tutti i suoi problemi con i desideri, eh. Oops. Quanta gente che avrebbe voluto i fantagenitori. What's wrong? Our wands aren't working, Timmy. I can't imagine why. Chissà come mai. I doubt it, Cosmo. Luckily, I have my emergency wand. What's that, Wanda? It says in case of emergency break glass. This Dove l'hai letto che non c'era scritto da nessuna da nessuna parte? All fairies have an emergency wand. I've never used mine though. Ovviamente, è d'emergenza. Oh no! Si è rotta. Ooh, a movie. I need popcorn. Ah! Cioè, la bacchetta d'emergenza faceva partire il filmato? Oh, dear, have you started? We're filming then, are you? Hello, common fairy subjects. My husband and I welcome Ciao. You to this interactive training film. Danke. Newfangled magic. We had to rely on our wits in my day. Che sono ste cose che saltellano? If one is viewing this film, one must be suffering a lack of magic. È probabile. Beh, via. To learn how to use emergency magic wish stars. That is all. Ma dai, se n'è andata via la signora. Yes, very good. Very good indeed. Carry on. Sono hey, molto brave happening? Ste persone. We're in the training movie. I think it's going to teach us to use emergency magic reserves. Wow. Okay. That was King Oberon and Queen Titania. Ah, Oberon e Titania. King and Queen? We haven't for a long time. This must be a really old movie. Beh. We can't stay here. We've got to fix my TV. How do we get back? I guess we'll just have to follow the instructions. Come on, Timmy. Andiamo. What am I supposed to be learning? Let's start with the basics. Okay, insegnami tutto. Using the left analog stick. Questo. And the right analog
analog stick orients my view of the world, right? La mia visione del mondo. You can talk to me and Cosmo whenever you want. Shouldn't that be Cosmo and I? Try talking to us, sweetie. Ok, con R1 chiediamo l'aiuto dei nostri fantagenitori. Timmy fa il doppio salto. Talk, talk, talk. Can't a fairy get any peace? I'm only kidding. I love to talk. Ah, questi sono gli oggetti. My godparents tell me you used to be royalty. Did you fairies bring your godchild into the training film? That's right, your ex-majesty. Su ex-majesty. TV so he can watch Crash Nebula. Very well. Pay attention, Timmy. Now, what was my line? Oh, yes. There are times when wings just get tired. In these situations, you may need to jump. Let's find out how. Okay, now, con lei X. Jumping is vital to getting around. Let's tackle the staircase. Chi l'avrebbe mai detto? Mamma mia, che feel che mi dà sto gioco. Sto gioco è incredibile. I tried jumping. I have wings. For bigger leaps, vabbè, giustamente. Jump in the air. That's right. Ignore the rules of physics and jump twice. Ignora le regole della fisica e salta due volte. Bellissimo. Poi con questo filtro old ci sta, è bellissimo. Salve signora. Guarda Timmy che tra l'altro se gli fai fare sta cosa frena da solo. È bellissimo. Well, one is shocked. Do children no longer have manners? Nah. Anymore. TV has taught them the manners just wait. C'ha ragione. Maybe you could teach us about emergency wish stars anyway? If one must, but one will complain to the appropriate authorities. Collect 3 stars to gain 1 wish. It's as simple as that. Sento, signora. Wish stars can be frisky. You may have to sprint to catch them. Dov'è? Ok, la telecamera è inversa. Devo sistemarla. Devo dargli una sistemata. Ok, molto meglio. Col quadrato sprintiamo. Perfetto. Una stella l'abbiamo presa. Ok, dammi un attimo che ci arrivo. Devo, immagino, spostare la nostra bella scatolozza. We're still out of reach. Try standing on something. That box looks movable. Ma va? Then push or pull to move the box. Ah, la prendo col cerchio. Ok, perfetto. Stavo dicendo, come devo fare a spingerla? Lasciala. Eccomi qua, stellina. Grazie. I don't see a star, but that switch looks interesting. Ok. Che bellissima l'animazione di cammina, di corsa. Find your star. Search everywhere and bounce any switch you see. What's the worst thing that could happen? Che esplode tutto? Switches do all kinds of things, Timmy, such as opening doors or moving objects. To press a switch, bounce it from the air. Ok, e come faccio a schiacciarlo? Col culo. Grazie stellina. How do I wish? In the usual way, Timmy. Yeah, move your mouth. Make words. Well, okay. I wish that I was back in front of a working TV watching Crash Nebula. Oh dear. I'm sorry, Timmy, but wish stars simply aren't that powerful. Think everyday wish, not Sunday best wish. So what can I wish for? You must wish for a magical catapult with which to activate the magic targets. When activated, these targets allow the pupil to leave the training arena. Wow! She's sì, so signora. Bossy. If that's the only way out of here, I wish for a magic catapult. Con che tristezza me lo sta dicendo in volto, Timmy, però. 3, 4, 5. Ok. Ecco il mio desiderio. Ah, col cerchio faccio una scivolata in avanti. Con triangolo uso il mio oggetto. Perfetto. Ora punisci questi obiettivi. Come faccio? Non c'è il tasto di mira. Vabbè, certo, giustamente. C'ha anche ragione. Una volta che sei confuso, chiamaci così saremo confusi tutti insieme. Me ne manca solo uno? No, perfetto, abbiamo finiti.
fairy fellow. I mean fellow fairy. You have passed basic training. Grazie, signore. Well done, Timmy. You passed training. Now to find out what's up with our magic and your TV. Perfetto. Can emergency wish stars fix my TV? I've only missed half of Crash Nebula. We really have to find out why our magic isn't working, Timmy. We should visit Fairy World. Esatto, non essere così egoista. Great! I've got 24 hours to fix my TV. There's no time to lose. To Fairy World. Al mondo delle fate. This looks like Fairy World, but it's even stranger than usual. Oh no, something's wrong. You don't want Jorgen Von Strangle to hear you, just in case this is our fault. I'm not scared of Jorgen Von Strangle. Ne sei sicuro? Puniferi. Certo che la voce in inglese di Jorgen è molto più cattiva. Anyway, Tiny Timmy Turner, but you are lucky. I already have a suspect. Mr. Von Strangle, sir, we've lost our wish-granting powers. We came here to find out why. All fairies are without their powers. My muscular intellect suspects that it has something to do with the missing royal jewel. Okay, mancano I gioielli della corona. Wait, that's the worst thing that can happen. Oh dear, Cosmos Fuse. Oh no. Royal jewel? Stolen? Why is that so bad? The royal secondo jewel te? Has tremendous magical power. It is the second most powerful magic known to fairies. È il primo? Am I to guess that it's fallen into the wrong hands? This is embarrassing, but I must ask for your help, Tiny Timmy Turner. Non c'è nessun altro? Okay, anything to fix my TV. What do you want? You must first rescue Fairy World from a devious peril. Come with me and I will show you. Okay, Jorgen. No, Cosmo è rimasto lì. Poverino.